Cioè, dovrebbero mettere che più sono facili. Mi strozzo oggi. Che è? Più sono facili da evitare, più sono forti. Questo che cacchio di spirito è che non l'ho mai visto. Allora, fammi cambiare un attimo perché non mi piace più Ryu. Cioè, devo provare Samus perché sennò non lo facciamo più. Oh! Oh! Bello bianco, raga. Bianco nero. Bianco. Che poi c'è anche Samus, Dark Samus che è già nero di suo, quindi lui lo teniamo normale. Però questo bianco è bellissimo. Che stiamo dicendo, non mi mentite. Voilà. È bellissimo. È un peccato che non ci siano. Sapete cosa ci servirebbe? Tipo un Metroid in cui puoi cambiargli i colori. Cioè, nel senso, appunto, puoi cambiare l'armatura. Va bene, mi piace l'armatura classica, per carità. Oh. Aiuto! Aiuto! Oh raga, c'è un dinosauro! Ma che cacchio è? È tipo il coso del DS? È il menu del DS, quel gioco in cui giocavi con gli altri a disegnare? È quello? 2.0 però! Ah, Piccio Chat! No, Piccio Chat è quello. Sì, no! È quello del DS! Guarda, sti cacchi di piccioni! Ma non si può levare quella? Cioè, tipo, se gli tira una manata all'inizio, non muore? Non può scoppiare, tipo, definitivamente. No? Deve rimanere in campo a rompere. Piano. Piano. E pum! E piano. E pum! Piano. Qui mi tirano una manata questi. Aiuto. Porca vacca. Cosa fa? Bello. Bello. Bello, mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto assai. Vieni giù. Vieni giù. Vieni giù. Vieni qua. Vieni qua. No, Non mi puoi uccidere. Non mi puoi uccidere. Non mi puoi uccidere. Ma ho ucciso il dinosauro. Ma ho ucciso. Ma ho ucciso il dinosauro. Non ci credo. Guarda, guarda, guarda. Io lo dirò ogni volta. Porca di quella vacca. Lo scenario è la cosa che dà più fastidio. Ogni volta quella. L'unica cosa che mi fa perdere. È la cosa che mi fa perdere, lo scenario. Che cacchio, soprattutto questi qua che sono movimentati. Cioè, nel senso che questo si muove e ti viene contro. Beh, grazie. Ah, ma è facile così. Chiami i dinosauri, chiami. Forza, venite giù! Dai! Dai, giù! Dai! Spallatevi prima! Dai! Altro che Wario! Samus! E oppala! E oppal. Oh, si è girato? Raga, avete visto che si è girato da solo? Cioè, io l'ho sparato verso sinistra. Si è girato da solo ed è entrato in campo a spararlo. Cosa vuol dire? Come ho fatto? Ha fatto da solo? O ho fatto io che magari tenevo premuto il tasto destro? Game & Watch! Bellissima la musica di Game Watch. Ok, comunque non ho capito cosa ho fatto. Ha fatto da solo, Sentila. Senti come carica. Lui era un altro che mi piaceva un sacco usare perché. Cioè, più che altro lo usavo. Lui lo usava in modo stupido perché è bellissimo. Cioè, lo smash finale lì la piovra fa schifo. Come posso dire? Però mi piaceva la risalita. Dove va? C'è proprio a vedersi la scena di lui che manca l'appoggio e se ne va verso la morte. È stato bruttissimo. Mi dispiace Game Watch. Sì, comunque non. Cioè, lo usavo perché mi piaceva usarlo in modo stupido, ecco. Però non era male, eh. Cioè, non era tanto scarso, ecco. Poi, per esempio, spammavo fisso. Mi ricordo ancora, spammavo fisso il laterale. E che va a culo quello. Perché, tipo, fai da 1 a 9. Se fai 1 subisci danni, se fai 9 fai un sacco di danni. Mi usciva quasi sempre 1, naturalmente, però. Cioè, non va usato con leggerezza, ecco. Però era bello. Mi piaceva.
Mi piaceva un sacco. Ma questo lo buttiamo fuori subito, vero? Cosa? Cosa? È arrivato un donkey gigante? Chi devo uccidere per vincere? Cioè, chi dei due? Non entrambi, vero? Non anche il donkey gigante? Spero di no. Oppure, butto fuori lui, che però c'ha un problema un po' più grosso. Cioè, nel senso che lui mi può prendere anche da metà campo. Cioè, lui sta lì nel bordo e mi può prendere. E mi guarda, guarda, guarda che mi prende, mi lancia dove vuole. Dammi la sfera. Oh, c'ho la sfera. Oh, arrivo, bitches. Dove me l'ha tirato? Vedete, adesso non capisco perché me l'ha fatto lì. Cioè, no. Devo essere io che sbaglio tasto allora. Cioè, del tipo, magari prima ho premuto verso il centro, adesso ho premuto verso il là e me l'ha fatto di là. Non lo so. Cioè, non sto capendo. Aiuto! Ma qua, guarda, mi prende, mi lancia dove vuole sto robo gigante. Oh! Non dovete mettergli la presa lui. Non è fattibile. Piano. No! Su! Va bene che si muore solo lui. Va bene anche il gigantone? Ma manco morto muore questo. Cioè, nel senso. Ma dagli anche la spada laser. Dagli anche la spada laser, che gli serve lui la spada laser. Cioè, ma ha detto proprio, guarda, se mi deste anche la spada laser, lo butterei fuori più volentieri. Prego, ecco la tua spada laser. Gigante. Vittoria! Che combo le ho fatto? Carina! Bella! Tipo su, giù, piroetta, carpiato destro, triplo, morto, con un pugno. Bella! Ma mi è piaciuta. Allora, di là non so se si esce, però per adesso la lasciamo perdere. Il nemico verrà facilmente distratto dagli strumenti, vabbè. Forse ce l'avevo anche. No, non ce l'avevo, mi sa Donkey Junior lì, quello schifo. Questo muore subito. Pac-Man, cosa fai? Ho capito che verrai distratto facilmente dagli strumenti, ma quanto facilmente? Nel senso che non te ne fregherà più niente. Molto probabile. È bello Samus con ste combo. Cioè, è particolare. Guarda come muore. Guardalo, Anche il cannone. Che poi ho notato. L'avevamo fatto vedere nel trailer, mi pare. Nell'annuncio, comunque. Che tipo Samus, quando carica il colpo, cambia colore. Cioè, nel senso, lì cambia il colore del cannone. Come? Poi io non lo sapevo, però l'ho letto poi nei commenti. Come appunto nel gioco. Cosa? Che gioco è? Kairu Notame Nikane Wannaru. Quello è un bel gioco. Non l'avete mai giocato? Mai sentito parlare? Bellissimo. Il nemico sarà invincibile. Cadrà un po'. Gli attacchi del nemico diventeranno potenti e letali. Bla bla bla. Va bene, è quello lì. Ma se io lo butto fuori. Oh. Ah no, Kairu è la rana. Cosa sta succedendo? Mi sta mangiando. Vieni qua. Vittoria! Ma che è? È per GBA. Cioè, per il Game Boy Advance o comunque Game Boy Color. Non l'ho mai visto. Che è? Kairu. Sì, Kairu è la rana. Poi il resto non lo so, però vabbè, fa lo stesso. Quello. Cosa c'è di bello qui? Musica. Non capisco questa musica come io possa utilizzarla, però si può usare. Allora lì si va avanti, appunto lo lasciamo perdere un attimo, eh. Abbiamo detto di qua. Si esce. Siamo usciti. Però non abbiamo finito. Non abbiamo finito proprio per niente. Pallottolo Bill. Voglio pulire bene sta zona prima di tutto. Che prima di sbloccare in giro abbiamo fatto una gran storia dalle altre parti, perché senti la musica. Ma questo me lo ricordo. Aspetta. No, succede un casino qua. Sta succedendo un casino. Perché io sta roba Ah no, aspetta, l'ho fatta. No, sì, ok, no, l'ho fatta due volte nel tabellone. E l'ho persa due volte. Cioè, nel senso, pensavo di averla fatta già qua,
Però non l'ho fatta già qua perché sennò l'avrei. Nel tabellone succede cosa? Che se perdete una volta, poi perdete, cioè avete perso il personaggio, lo spirito, quella roba lì che è. Dove va? Che problemi c'ha quel robo? Manchi solo te, amico. Manchi solo. Non prenderlo. Metti giù! Metti giù! Ecco, l'ho fatto due volte. La prima volta mi hanno buttato fuori loro. La seconda sono volato fuori io. Col pallottolo Bill. Tipo, proprio preso il pallottolo, sono decollato fuori dallo schermo. E vabbè, capita. Allora, fatemi vedere adesso con questo. Ecco, che facciamo prima, eh? Allora, vabbè, non è tanto grande. No, pensavo fosse più grande. Lì ci sono le uscite. Lì c'è il trenino. Thomas, che chi è quel robo? Quello di Phantom Hourglass, forse? No, basta, in teoria. Non c'è molto. Cioè, è più piccolo di quanto pensassi. Volendo possiamo andare al prossimo, se lo trovo. No. Dove che è? Per andare giù lì. Io voglio andare giù lì. No. Questo è per il robo. Vabbè, a sto punto andiamo giù qua, dai. Fluvio. Che è sta musica, raga? Bella. Schermo capovolto all'improvviso. Accade dopo un po'. Maledizione. Questo non è un gioco. Aspetta, Fluvio. Non è un gioco. Uscito per Switch qualcosa. Bello Squirtle così. Porca vacca, è bellissimo, raga. Non ho mai capito a sto livello cosa fa con le foglie. Cioè, nel senso, i colori delle foglie. Deve essere un gioco particolare, un gioco che non conosco perché non l'ho mai visto. Ma è già da Brawl che c'era questo stage, ma non l'ho mai capito. Fammi vedere cosa c'è qua davanti. Oh cacchio. Oh cacchio. Fammi vedere che stage è. Cioè che stage, che dungeon. Non è vero. Non è vero. Ma è bellissimo. Quei livelli che si sbloccano uno alla volta. Ale. Prossima volta, assolutamente. Adesso lo lasciamo un attimo lì da parte. Abbiamo un altro pezzo qua da. Questo non si spacca? Ah, ok, probabilmente dopo con Donkey. Abbiamo questo altro pezzo da vedere. E a Samus l'abbiamo usato un po'. Direi che possiamo cambiare con Game & Watch. Anche Game & Watch mi sta simpatico, l'ho già detto. Era bianco, c'era. Eccolo lì. Vai, andata. Non ho visto neanche che cacchio di boss nemico. Cosa c'è qua? Ah, lo spadaccino Mi con Jigglypuff. Sconfiggi il personaggio principale, subirai costantemente un po' di danni. Il nemico inizia con una bacchetta. Va bene. Nessun problema. Ormai non metto neanche più gli spiriti aiutanti degli spiriti combattenti. Perché tanto se non servono si fa tranquillamente. Se poi quando è difficile però tocca metterli perché sennò. È impossibile. Allora, vediamo come si usa sto coso che non mi ricordo più. Non me lo ricordo più Game & Watch. Ah, io mi ricordo solo la chiave. Ok, che era bella. Allora, se qualcuno venisse qua. Ma cosa lì. Cosa sta facendo? Ce l'ha uno scopo Jiggly lì messo a caso? Piano, 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 piano. Calmo Game & Watch, calmo. Hai 138 danni, non so se hai notato che potevi volare via come niente. Cioè se ti toccava Jiggly con lo spirito lì, che cacchio è, mentre dorme, che non l'ho mai capita quella mossa e Jiggly mi fa schifo usarlo, mi dà fastidio, per me può morire. Ma lì c'è un coso. Alma e Celica, bambini di Fire Emblem. Controtempo, il nemico cercava di scappare via. Ah, bene. Ah bene. Con due cose. Vabbè, ci sono i due.
i due abitanti. I lanciarazzi spammatori maledetti, eh? Eh? Li hanno cambiato a Game & Watch, li hanno cambiato il laterale. Cioè il laterale in volo, come si chiama? E bravi bambini! Giù terra! Calmi! E silenzio. 23 secondi. Sì, l'hanno cambiato Game & Watch. Gli hanno messo che quei martelli laterali, cioè quelli in basso, sotterri anche. Buono, ci può stare. E in più con... col volo appunto fai... Qualche cacchio succede, ho paura a chiedere. Ok. Si è ruotato questo. Vabbè, comunque in più con i laterali fai... cioè col volo lanci una bomba. Se conosci un macchinista potresti avanzare sui binari. Mi servirà Remo, forse? Tanto Remo è un tutto faro ormai. Voglio Remo. Dammi un Remo macchinista. Pack id... non è vero. Pachiderm. Ma non è vero. Capacità di salto diminuirà in contratempo, vincendo il tempo, lancio di una Pokémon per non determinati Pokémon. A caso, cosa c'entrano i Pokémon? C'è la serie di Pachiderm e di Yoshi. C'è King Dedede, non c'è l'aiutante Pokémon. Che cacchio c'entrano i Pokémon? Che cacchio esce dalle Pokémon? Oddio, è Exeggutor gigante. Cosa? Che in realtà sì, lo so che è Alola, tranquilli. E non è che... oh, grazie. Grazie, mi hai salvato. Mi hai salvato, King Dedede. È bellissimo Exeggutor Alola, comunque. Cioè, ti intasa la strada. Guarda che deficiente. Con che faccia. Cioè, ti intasa la strada. E ti obbliga a stare in una parte dello schermo. Negli scenari piccoli è utile. Cioè, è utile. Rompe. Rompe anche a te, quindi. Virus. Ma sì. L'ho già fatto per questo. Ah, sempre nel tabellone, sì. Bello perché ci sono i tre Kirby colore... colore virus, appunto. Questi di Dottor Mario. Dovremmo usare Dottor Mario. Sarebbe bello da usare un personaggio per ogni... per ogni gioco. Cioè, nel senso, a dipendenza dello spirito. E contro cui andiamo... contro cui andiamo contro. Cioè, a differenza dello spirito che incontriamo... a usare un personaggio, il personaggio del gioco o uno del gioco, insomma. Cioè, per dire, di Fire Emblem ce ne sono di più. Oh, ma non muoiono mai sti cosi. Ah, ecco, sembrava strano. Guarda, guarda che diventa nero. Muori, maledetto. That's mine. Vieni qui, Kirby. Vieni qui, Kirby. Vieni qui, Kirby. Metà tartaruga, metà Kirby. Era diventato un essere mitologico. Bene, anche questo pezzo è fatto. Stiamo andando a palla, direi. Lì c'è un altro Ricky. Questa è la piana. Sì, sulla gamba. Guardalo, Mechanis dietro. Fantastico. Ah, io stavo picchiando cosa, tra l'altro. Stavo picchiando Ricky. Non so perché. No, dai, allora, Ricky è buono. Ricky mi piace. Non è come Tazza. Jigglypuff, come che si chiama però? Vai fuori, vai. Vai. Ah, quell'altro è morto da solo. Ah, Shulk era color Ricky, tra l'altro. Bellissimo. Ok. No, Ricky mi sta simpatico. Cioè, i personaggi... aspetta, Tetsu da dove esce? Tetsu era di X. Tatsu. Tetsu. Rapa. Ma che è che si chiama? Tetsu o Tatsu? Boh. Vabbè, l'ho mandato da qualche parte, adesso non so più dove. Tetsu era, mi era più simpatico. Cioè, oddio. Scusate, non volevo dire. Ricky mi era più simpatico di Tetsu, come Nopon. Ma questa chi è? Camilla, di Fire Emblem. Con Corrin. E non conosco neanche Corrin. Ho visto una nube tossica che c'era. Molto bene, metteremo il nostro amico Gengar. Ah no, disperde la neve dello scenario, devo mettere. Ok. Va bene. Quindi non... cioè, non... oh, no, Gengar è per il terreno avvelenato. Qua c'è lo scenario avvolto in una tube... in una nube tossica. Quindi se quello disperde la roba non... non fa un cacchio.
Non c'è... Perché viola Charizard? Charizard, tutto a posto? Sei bene? Io sta roba non la conosco, sta Corri. Non so chi sia. Piano, piano. Giù! Guarda Charizard, devastante. Oh, c'ho... Ma cacchio, Game & Watch. Forza, lanciagliela loro. Piano. Capisco un cacchio. Fuori! Wow. Charizard, stop. Stop. Tiè. No! Ma che cacchio di bombe sono queste? Cioè, assurde, fanno un bordello. E più che altro lo fanno a tutti. Ecco, l'ho presa. Chi c'ha la smash? Non io, di sicuro. Tiè? Ecco. Non capisco, non la conosco io sta Corri. Diventa un drago. È un misto tra un drago e una persona. Che cacchio è? Ma chi sei? Cioè, di Fire Emblem ho capito, ma che cacchio è? Da dove esce quella roba? Quella roba. Oh. Che cacchio succede là sotto? Calmi. Oh, aia. Sì, no, vabbè, adesso mi colpisce attraverso la terra. Classico. Sembra giusto. Piano. Tocca guardare dove si attivano. Aiuto. Aiuto. No. Ma che cacchio è Bomberman, raga? Piano. Perché loro non subiscono danni? O sì? O subiscono anche loro? Non ci capisco un cacchio. No, Game & Watch. Piano. Sta stupida Corri, maledetta. Permesso. Peccato. Vuoi continuare? Che cosa è successo? Game & Watch? È tipo decollata la piovra e poi è partita via. E si è tolta subito. Non so se avete visto che si è tolta subito. Cioè, ho sentito che si ritrasformava quando era fuori dallo schermo. Ma è durata pochissimo. Tipo 3 secondi. Neanche. Un secondo. Quanto è durato? Perché? Io spero di dover uccidere solo lei. No. Ma va là. Ma manco morto. No, Game & Watch. Save yourself. Devi morire, Charizard di merda. Maledetto. No. Non puoi morire con le bombe. Game & Watch. Non farmi ciò. Fammi vedere sta cosa. Capito niente. Però ho vinto. È esploso tutto, ma non ho capito niente. Ma ho vinto. Che cacchio è successo? Non devo vedere lo smash. Shulk, wow. Nel senso che non lo so usare Shulk, però mi piace usarlo. Cioè, lo usavo un po' su Wii U e poi non l'ho saputo più usare. Cioè, nel senso che non ho mai imparato molto come usarlo. È molto particolare. Più che altro per quella roba della monade. Vedete, cioè del tipo che puoi cambiarli. Oddio, ma si è messo il salto. Quando se l'è messo? Cosa? Quando cacchio se l'è messo? Vogliamo fare la guerra di spadate? Shulk? Vogliamo vedere chi c'ha la spada più forte? Shulk? Ok, no, c'hai due spade. No, Shulk, te usi la monade e basta. Non usare anche quella, dai. Metti giù. Guarda, ma l'ha usato in aria. Raga, l'ha usato in aria. Oddio, è un casino. Guardalo. No, vabbè. A parte che la sua risalita mi piace un sacco. Porca vacca, questa ha fatto male. Ma... Aspetta. Ha usato in aria il cambio mossa, il cambio abilità, come che volete chiamarla? È un casino. È proprio un casino da usare. Perché non mi ricordo se potevi solo usarlo mentre eri a terra. Cosa fa qua? No, Game & Watch, no! Dove va? Ah, la sono sceso. Ah, va bene. Ok, no, va bene, tanto volevo fermarmi perché la prossima volta voglio iniziare qua. Ragazzi, penso che possiamo terminare qua questo episodio. Per una buona volta non ho sclerato così tanto. Cioè, prima è successo un casino lì con Charizard, delle bombe, vabbè, ma quello normale.
Una volta ogni tanto concediamoci qualche pausa, ok? Prossima volta possiamo andare e iniziare l'isola di Donkey Kong, bellissimo, non vedo l'ora. Per il resto, ci vediamo alla prossima parte, sempre su Super Smash Bros. Brawl Infinite Deluxe Tropical Freeze. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.